Ragazzi, ci siamo, Alba Chopper Show. Finalmente siamo arrivati con le nostre telecamere della Garage School TV. Deb è già sparita, non so dove è andata, ma qua da vedere c'è veramente, veramente tanto. Abbiamo il padiglione con tutti gli stand, vestiti, ma soprattutto cibo. Tantissime categorie alimentari che poi dopo vi farò un pochettino conoscere. Sono tre giorni di fuoco, abbiamo musica, abbiamo DJ set, ma soprattutto abbiamo gli stuntman. Io sono arrivato, ragazzi, ora vi giro immediatamente le immagini. Nemmeno il tempo di parcheggiare la macchina che subito sono partiti con lo show. Veramente una cosa fantastica. Alle 8 stasera, mi sembra, se non erro, ci sarà la seconda parte dello show, che la riprenderemo perché magari caleranno un po' le luci, sarà ancora più affascinante. Magari se riesco e convinco la nostra Deb a montare su una di queste auto, ne vedremo delle belle. Intanto vi dico, seguitemi, perché abbiamo anche tutto un altro padiglione interno dove c'è tutto il bike show di Lowride, quindi tantissime moto da vedere, tantissimo custom. Ragazzi, rock and roll, venite con noi. È difficile beccare Mauro, ragazzi, è difficilissimo, perché come corre? Allora, intanto ciao Mauro, non sei mai fermo nemmeno. Stavo già partendo, ragazzi, quindi non sono, per quei pochissimi che mi conoscono, mi conoscono così. Allora, ti dico la verità, noi siamo arrivati da pochissimo, cioè l'evento è aperto alle 5, immediatamente la prima cosa che ho visto, Mauro che faceva drifting con queste due auto. Cioè, dirvi bravo e dirvi poco. C'era il buon Vincenzo che gli facevo vai in centro, non ha avuto il coraggio. Invece tutto controllatissimo. Tutto sotto controllo, si beve solamente acqua per fare queste cose. Assolutamente acqua, deve essere tutto in sicurezza. Quindi, ragazzi, mi raccomando, non fatelo, Perché assolutamente non fatelo, anche se bevete l'acqua, perché ci vuole una preparazione. Bravissimo. Del resto, mi piace fare queste macchiette che vedrete poi per terra, magari lui farà la carrellata. Mi piace sgommare, mi piace intrattenere la gente soprattutto, non mi piace parlare perché sono timido. Beh, no, dai, stai andando bene. Stavo scherzando. Quei pochi che mi conoscono, chiacchierone, mi diranno, staranno facendo con la mano così. Comunque, quindi è una passione nata tantissimi anni fa, non lo faccio come disciplina, nel senso che non gareggio, non... A me piace fare queste cose per gli amici, quindi faccio in beneficenza, non vengo pagato. Hai detto una parola santa, perché effettivamente Alba Chopper ha un clima veramente di amicizia. La prima cosa, a parte che con Walter e tutto mi sono trovato benissimo, ma il clima qui è proprio di amici. Sì, perché tutti pensano l'arleista, io sono... Attenzione! Sbagliatissimo! Sbagliatissimo, vabbè. Primo, sono un arleista pure io, quindi un creatore di eventi. Un appassionato di queste cose che avete visto pochi minuti fa, quindi ho tanti vizi belli e queste passioni, sono vizi, passioni che... che ti rendono giovane un Peter Pan eterno. Guarda, ti dico, Garage School è nata tantissimi anni fa dalla passione di un ragazzo al tempo che ero io, arleista, e la cosa principale all'inizio era far capire che il mondo dei bikers non è quello che tutti immaginano, ma è un mondo veramente di amici, di goliardia e di tranquillità alla fine, perché poi
Cioè, ragazzi, siamo veramente in un clima fantastico. Mauro, nella prova, sai cosa facciamo poi? Sì. Durante questi tre giorni, se riesco a mandarti Deb, si fa una prova di coraggio con la nostra Deb. Si può fare, certamente sì. Di norma piantano degli urli. No, lei no, l'ha però... già fatto. Lei sai che ha fatto anche col camion sulle due ruote. Ecco. No, lei è già rodata, ha fatto diverse cose. Lo faremo e vedremo, la testeremo. La testeremo. La sua grinta. No, cioè la vediamo, la mettiamo in gioco. E poi ti volevo dire, secondo te con la gara school te potremmo anche ricollaborare, perché sei un creatore di eventi, ok? Quindi, ma hai qualcosa che bolle in pentola che ci può parlare o ancora? Sì, no, bolle in pentola da tantissimi mesi e non è distante da qua. Quindi, se me lo permettete, vi dico dove lo farò. Assolutamente. Io lo farò a Bra, in via Cuneo, si chiama Motorfest Bra. Feste Bra, ne sentiremo parlare sicuramente. E 29 maggio, ma ce n'è di ste tante, e questo è... sono io l'organizzatore. Ah. E attenzione, buon'anima del mio socio che ci ha lasciato, quindi siamo sempre in due per farlo. Lui è lassù, mi dà la forza di andare avanti a fare questo evento grandissimo. Tu sapessi quanto queste parole le porto dentro, ti capisco perfettamente. Quindi, per me siete sempre in due. Paolino, assolutamente. Il suo nome è sempre qua sopra. Dove stai andando? Diretta ai vestiti, subito. Subitissimo, lo sai. Va bene. Allora direi, dato che ci siamo, di fare un giro. Magari ti lascio il microfono, mi fai una perlustrazione tu, così io vado un attimo a vedere lo stand di là di Lowride e mi guardo due moto. E te ti lascio i vestiti, vai. Grazie. Prego. La Deb, lo sai perfettamente che per me in questo momento è come essere in paradiso, perché un'altra delle mie passioni sono le auto americane, e qui ad Alba Chopper Show siamo nell'angolino delle auto americane. C'è di tutto, da quelle nuove a quelle un pochettino più storiche. Queste bambine che sono spettacolari, lo so, tu sei rimasta affascinata dalla Viper, immagino. Certo, anche, non solo. Vabbè, vediamo se poi magari ti fanno fare anche un giro, Ragazzi, seguiteci, le scopriamo insieme a te, e poi andiamo dentro, che abbiamo tutto il bike show di Lowride, guardiamo anche le fantastiche moto che ci aspettano. Alba Chopper Show. Alba Chopper Show. Ma tu lo serve, siamo.
Rieccoci qua, un volto amico natale di Black Snake. C'è un po' che non ci vediamo, vero? È un pezzettino, sì. Però chissà perché, forse perché in questi due anni che la stava finendo il mondo. No, è finito il mondo in due anni. Vabbè, è vero, però noi siamo qua che lo ricostruiamo. E mentre te parliamo, vedo Deb che inizia a tocchicchiare quello in cui tu sei bravo, ovvero le scarpe per noi bikers. Eh beh, ormai siamo veterani, quindi le facciamo tutte, le studiamo tutte, no? Siccome ha detto bene, le studiamo tutte, novità ovviamente non ce ne sono perché siamo stati quasi due anni fermi. Ce n'è una sola perché è appena nata. Fammi vedere, qual è? Allora, ti seguo. Vincenzo, seguici. Eccolo qua. L'ultima creazione Black Snakes, l'ultima. Poi, ma che senso? Poi ce ne saranno altre. No, poi dirò arrivederci a tutti. Sono arrivato, ragazzi. Ma la fai finita. Allora, il mondo custom senza Natale non potrebbe esistere. Io ti conosco veramente più di 10 anni, ma di più, sì, che ti vedo in giro. Ma che stai scherzando? No, che ti conosco io, che ti vedo da amico, diciamo, poi che ti vedo è una vita che fai sta roba. No, e secondo me il mondo custom senza Natale Black Snake non può esistere. Classico calzature, nelle calzature, eh. Nelle calzature, certo, no, cioè non facciamo moto qua. No. Non facciamo, però magari chi lo sa, ormai potresti anche farlo, l'esperienza ti è venuta a Sony guardare. Vediamo un po' prima che me ne vado. Vabbè, al di là del se ne va, allora, classico scarponcino. Questo è il rinforzino per il cambio, per le marce. Rinforza al malleolo, eccolo qua. È veramente, cioè, è la scarpa ideale che ci potete andare a giro tutti i giorni, però fantastica da usare in moto. La mia, eccola qua. Guarda Vincenzo, ti faccio vedere invece cosa ho comprato anni fa io. Eccola qua. Sì, e questo è il mio scarponcino che l'ho quasi finito, Natale. L'ho quasi finito, poi lo dovrò riprendere. Anzi, è quello là, quel colore un po' grigio, quello è il mio. Vintage. Ce n'hai fatta di strada? Ce l'ho fatta, più che altro una vita che ce l'ho, è sempre più bello, anzi più lo porti e meglio è. Sai, voglio far vedere ai nostri amici. Deborah, vai tu con Vincenzo e fagli vedere le sneakers. Ecco, a me le sneakers mi piacciono perché sembra una televendita, Sto facendo un po' televendita, ma voglio la percentuale. Capi bene, sei bravo. Allora, quasi quasi con l'abbandono di mio figlio t'assumo. Assumo, il figlio l'ha abbandonato, se cercate su YouTube trovate quando ancora c'era una speranza. Vabbè, il figlio avrà trovato qualcosa di... avrà trovato qualcosa. È quello che ha studiato, quindi sono contento anche che non c'è. Quindi è giusto così, però un padre che è un mito. Allora, guarda Vincenzo, fai vedere le telecamere. Queste io le adoro. Questa è la mia, questa sicuramente perché sapete che adoro l'arancione, ma soprattutto l'idea geniale delle patch da attaccarci. Questa è mia, proprio partorita da me. Ragazzi, all'alternativa alla classica Converse o Vans abbiamo le Black Snake, che secondo me sono veramente fantastiche. Questo te lo dissi già 2 anni fa. Versione estiva per l'estate. Questa è la versione estiva, sì, certo, ora parliamo primavera-estate. Quindi io direi che qui da Black Snake è tutto.
andiamo avanti, tanto noi abbiamo ancora un po' di giorni da stare qua insieme a Alba Cioppe. Fino a domenica, c'è da correre. Tra l'altro tu sei veterano di Alba, quindi io è il primo anno che vengo. No, io ormai sono, se non erro, sesto, settimo anno, quindi... Non ti dico nemmeno come ti sei trovato, perché la risposta è che sei ancora qua. Sono ancora qua, no, è una bella manifestazione fatta da persone giuste, che la sanno fare, che ci si sta anche bene commercialmente e insieme come amicizia. Hai detto bene, infatti guarda, sono entrate, è un clima veramente di amici, di fratellanza. Ci sto da Dio, penso che la gara school abbraccerà Alba Chopper fino alla fine dei tempi. Andiamo avanti per gli altri stand. Rock and roll. Alba Chopper Show, e il divertimento inizia qua, rock and roll. Ragazzi, è prima della cena e vi assicuro che qui all'Alba Chopper c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Facciamo un giro veloce tra gli stand, venite con me. Qua il buon Vincenzo mette un po' di musichina, che ci sta bene. Allora, cosa non può mancare a un evento tipo Alba Chopper? I classici stand di abbigliamento. Abbigliamento bikers, anche fantasioso, perché abbiamo anche cose da bambini, vedete? Questo è un po' il mondo che rispecchia anche la goliardia, proprio a testimonianza, cioè a ragion dovuta del fatto che il mondo bikers non è così nudo e crudo, ma è anche un mondo carino, fatto di tante cose. E qua passiamo a quello che non può mai mancare, che è ovviamente il reparto gioielli, soprattutto anelli. Qua abbiamo due ragazze dietro il banco e stavo dicendo per la TV che è un buon biker se non può mai mancare l'anello, dico bene? Allora fammi vedere l'anello più gettonato del mondo bikers, ce lo fa vedere la diretta interessata, che è? Simona. Ecco, Simona ci fa vedere quello proprio più... Ah, è qui, beh, c'è scritto bikers, Questo è l'anello, però io sono convinto, Simona, che anche il buon Teschione la fa da padrone, perché anche il bikers, quello proprio, c'ha sempre il Teschione. Alba Chopper, Simona, due parole su questo mondo, è il primo anno? Ah beh, allora sarai come noi, curiosissimo, anche per noi è il primo anno, però è fantastico, hai visto che clima di amicizia che c'è? Sono già avvicinati, è timida, però io ho visto era già pieno di uomini, di ragazzi qua al banco, e domani l'altro ancora di più, perché come ho detto, guarda, ti faccio anche pubblicità, Simona, DNA, bellino sta sigla, venite DNA, veramente fantastico, proseguiamo, ecco, un settore bellissimo è questo, quello delle,
delle biciclette americane, Veleno Cruiser, e sono con Davide Di Benedetto. Non si sbaglia, si chiama come me, una E in più. Ah, dov'è? Ah, Vincenzo, mi fai gli scherzi. Sono qui con Davide. Allora, Davide, guarda, io avevo già visto queste cose quando sono arrivato prima. Ho detto, ah, dopo li voglio intervistare, questi ragazzi. Già il nome Veleno è bellissimo. Grazie. Queste sono le classiche biciclette californiane. Sì, queste qua sono le cosiddette Cruiser. È una famiglia di biciclette americane. Hanno diversi stili, abbiamo diversi marche, hanno un sacco di accessori che fanno la differenza. E io arrivo dal mondo delle motociclette, quindi per me adesso... Moto di che tipo? Custom Harley o moto in generale? Harley Davidson. Rock and roll. Sì, tutta la vita. E quindi sto intraprendendo questo cammino, sto iniziando a spingere questa nuova cultura della pedalata. Sta andando, però. Sì, è vero che ora c'è tanto il discorso delle elettriche, però... Assistito, vabbè, è un mondo interessante, però comunque non è un mondo interessante perché lo sto rivalutando, però c'è stato e forse ci sarà ancora un mercato, forse un po' di nicchia, è vero, però questo tipo di bike. Sì, sicuramente questo mercato qui è poco conosciuto, ma basta che scendiamo in zone balneari, sì, vivono di queste biciclette. Sì, no, perché c'è un po' la vergogna di dire all'inizio, ti parlo di anni fa quando uscivo, di dire ma come faccio a uscire con questa? Che però vi ricordo che in tutti i telefilm anni 60, cioè i ragazzetti avevano queste, e se Vincenzo inquadra quella, io da piccolo, ma anche tu perché secondo me è alla mia età, avevamo queste con il cambio centrale, te le ricordo? Eccola lì, no, non nemmeno fa la posta. La vera Salta Foss, tu stai parlando della mitica Salta Foss. Erano gli anni 80. I primi cross. Eh già. Ragazzi, ma ora vabbè, noi siamo un po' datati, perché poi è sparita completamente, surclassata dalla BMX. Bravissimo, è arrivata la BMX, è arrivata la mountain bike. Poi è schiacciata BMX, però poi dopo la BMX è tornata, tornano sempre, quindi non è detto che anche queste non possano tornare. Noi di Garascul TV ti siamo sicuramente nel cuore, anzi poi faremo una chiacchierata perché secondo noi è il futuro. È il futuro, ve lo posso garantire. Parliamo di green, parliamo di ecosostenibilità, non abbiamo problematiche nel circolare, zona verde, parcheggio blu, assicurazioni, ma scherzi. Poi sono d'un comodo queste, cioè a parte la bicicletta, ma queste veramente, ragazzi, ci sarà un motivo che è dagli anni 50 che in America usano questo tipo di biciclette? Sì, infatti. Vi posso garantire che alla terza pedalata trovate il vostro feeling, il vostro stile di guida e inizia il divertimento e scoprite un mondo parallelo a quello delle motociclette. Quindi ragazzi, andate un po' sui social, Veleno Cruiser, Davide, Alba Chopper, Rock and Roll. Yeah! Dai, è andata bene, visto? Eri preoccupato, ti ho preso al volo. Belle però. Belle. La bicicletta, dove sta andando? La bicicletta? No, tranquillo. Lo fa, ma te la riporta, stai tranquillo. È un po'. Stai tranquillo, te la vado a recuperare io, stai tranquillo. Allora, come ti sei trovata? E allora Cruise, no, che poi fra l'altro è rosa, il tuo colore preferito. Allora ti dico, solo te la potevi far montare su una bicicletta rosa. Sì. Odia il rosa. Deborah, sai dove siamo ora? Wine and Raver.
Bene, sono con Marco Psychedelic, bello, bel nome, ma più che il nome a me piace sto divano, è una figata pazzesca, ragazzi, è stracomodissimo, è vintage però. E non è in vendita, è solo nostro. No, ma questi sono, ma penso che tutti l'abbiamo avuto, quelli della nostra età più o meno in casa, il divano marrone di pelle, l'abbiamo avuto tutti. Che poi dopo prendi il cane lo prende, comincia il gatto, no, vabbè, è storia, è storia. Allora, io direi però di alzarci un attimo e farci vedere cosa hai portato, perché io sono arrivato l'altro giorno, siamo qui allo stand, quello chiuso, dove c'è anche tutto il back show di Lowride, e sei il primo stand praticamente sulla sinistra e vediamo le tue creazioni. Fra l'altro io poi ti ho anche visto e ti ho inquadrato, ti dico, forse se il nostro regista riesce lo mettiamo ora, le immagini, Mentre scaricavi quel ciopperino lì, sì. Quello un po' ancora in fase, che manca ancora qualche pezzettino, è ieri che l'hai scaricato dal pick up, abbiamo anche quelle immagini, quindi l'avevo già beccato. Allora alziamoci Marco e fammi vedere quanto mi piace questa è proprio la mia moto, dai parlacene un attimo. Allora questo qua è un Softail 1340 con forcella Springer, primaria a vista, molte modifiche ovviamente a calcio, e un bel mezzaccio. Classico CAS, bravo, un bel mezzaccio. Queste sono le moto che piacciono a noi di Garage School. Qua abbiamo invece un bel Panhead, quindi si va indietro nel tempo, molto indietro. Che anno è questo? Anni 50. Questo qua è il mezzo storico di Cipollino. Per chi conosce il Psychedelic, Cipollino è appunto uno dei fondatori. E questo qua è il suo mezzo storico, famosissimo telaio rigido, motore Panhead, forcella Springer anni 30, suicide cambia mano, lo riprendiamo, freno anteriore e solo un tamburo dietro. E va da Dio, sono sicurissimo, tranquillo, c'ha ancora tanti chilometri da poter fare, bellissimo, quella è la creaturina invece che abbiamo visto. Sì, questo è un classico della customizzazione, ne abbiamo già parlato. Specie sulle cose retro è fichissimo il non avere cavi a vista. Sì. Qua abbiamo invece il mezzo di cui ti parlavo, questo è un work in progress. Sì, questo qua è l'ultimo chopper che abbiamo iniziato, è appunto da finire, adesso è giusto abbozzato, poi verrà smontato tutto. È bello che lo esponiamo per far vedere che cosa facciamo. Bravo, per far vedere cosa. Mi sembra che sei comunque sei strutturato su vari generi, non solo chopper, ma abbiamo di tutto, cioè Psychedelic. Innanzitutto il nome da cosa nasce? Questo non lo so, ammetto la mia ignoranza, scusate, io sono l'ultimo arrivato, quindi... Però lo scopriremo, l'ultimo ma non per importanza, perché ti hanno messo qua, quindi in questo momento sei il volto. Sì, quindi... in questo momento sì. Allora, Alba Chopper, che te ne pare fino ad ora? È una figata pazzesca. Sì, io sono già venuto gli anni passati e mi è sempre piaciuto, ho sempre bevuto molto, quindi ho fatto anche molta festa e ci sta. Venite, clima di festa, andiamo avanti, rock and roll. Bene, siamo qua con Simone Ratbike. Allora, ragazzi, sfatiamo subito un mito. Io Ratbike, pensavo le Ratbike, quelle proprio nude e crude che piacciono a noi. No, invece Ratbike, lo dico io, perché quando hanno aperto la struttura c'era un topolino, quindi un ratto in gergo, e Simone ha detto, beh... Per Rat Bike Service. Allora a questo punto però non fanno le Rat Bike, no. E allora cosa fate? Noi ci occupiamo di restauri e revisioni motori su motociclette dal 37 al 99 per quanto riguarda l'officina, e invece la vendita è più incentrata sulle motociclette dall'84 al 99, qualcosa anche di più vecchio, qualcosa di più nuovo. Andiamo in giro per tutta Europa a comprare moto e poi le portiamo a Como, dove abbiamo la sede, e lì inizia un processo di verifica, gestione, ci occupiamo dell'immatricolazione e poi le reimmettiamo sul mercato italiano, facendo felici molte persone, solitamente. Allora Simone, sai cosa mi ha colpito? E lo dico anche voi amici a casa, il discorso della rettifica dei motori, ma anche motori Panhead, roba vecchia. Mi dicevi che siete specializzati in Italia, siete tra quelli, insomma, tra i migliori specializzati in questa cosa. Sì, allora i ragazzi in officina, noi siamo il team composto da 3 persone e gli altri due soci sono prettamente tecnici meccanici e ci occupiamo della revisione tecnica dei motori, come ti dicevo prima, dal 37 al 99.
Siamo molto specializzati sui flathead, quindi 750 valvole laterali, poi knackled, panhead, shovelhead, tantissimi, evo fino a mai. E i ragazzi e tutta l'officina ha investito parecchio nell'acquisto di numerose attrezzature che ci permettono di revisionare un motore completamente senza che lo stesso esca dalla nostra officina. Per cui tutte le operazioni di rettifica, di centraggio delle bronzine, di pesatura e bilanciatura dell'albero, facciamo tutto internamente. Per cui un motore che ci arriva anche magari senza la moto, per cui da altre officine o da privati che se lo sono smontati durante l'inverno a casa, ci arriva il motore, noi lo disassembliamo completamente, lo revisioniamo completamente, lo riassembliamo e lo rispediamo al mittente. Servizio da 10 più, senza problemi, garantito, e tutti felici e contenti, pronti per la nuova stagione. Ragazzi, Rat Bike, fantastico, io vi dico, mettiamo, il nostro regista mette qui in sovraimpressione il sito, che lo vediamo là, e vi invito ad andarli a trovare a Como, fra l'altro è un posto bellissimo sul lago. Noi con la Garage School forse ti verremo a trovare presto, fra l'altro se è sul lago avrai visto il mitico George Clooney con la... L'hai visto? Sì, delle volte si vede, sì, passa. Infatti ormai è una leggenda George Clooney nazionale. Ragazzi, continuiamo qui da Alba Rock and Roll. Ragazzi, benvenuti ad Alba Chopper Show e il divertimento inizia qua. Ed eccomi qua con Ronnie. Ecco, di Ronnie si può dire tutto, ma non che non sia un tipo rock, perché il nome già. Allora, Ronnie è un personaggio alla Walter, ti ha fatto tantissima pubblicità, perché ancora prima, no, la prima cosa che mi ha detto: Davide, devi venire ad Alba di qui di là, perché c'è Burger Rock. E ho detto, ma spiegami. E io vi faccio capire, perché lui ha vinto, lì c'è una targhettina, eccola lì, è primo premio all'Europa Street Food. Sì, è un festival europeo di street food, siamo arrivati primi nella finale italiana, quindi siamo andati a rappresentare l'Italia in Svezia nella finale europea, è stato nel 2019, pre-pandemia. Guarda, io ti dico Ronnie, io qualche anno fa ho fatto una trasmissione sull'eccellenza della pizza in Italia, ma non ci avevo mai pensato invece al discorso dello street food, ma poi quello che fai tu ovviamente è cultura americana, perché gli hamburger, quindi più rock di quello secondo me non c'è niente, tant'è che poi ti hanno chiamato in TV. È rappresentato anche lì in una trasmissione su Italia 1. Sì, è stata la prima edizione di Street Food Battle, il programma con Simone Ruggiati, e effettivamente siamo stati selezionati tra i 3 migliori hamburger d'Italia per andare alla trasmissione. Quindi. Fantastico, e veniamo ora alla cosa che più mi ha colpito. Abbiamo prima visto Deb che aveva la magliettina di Metallica, e gli hamburger qua sono i Metallica, Black Sabbath, anche Marilyn Manson, cioè veramente sì, una cultura rock metal a 360 gradi, quindi sarà la tua passione ovviamente. Eh sì, ovviamente sì. Non c'è l'hamburger Pupo. No. Con tutto il rispetto di Pupo, che io lo adoro, è un grandissimo. No, però abbiamo fatto l'hamburger Gigi D'Alessio al 1 aprile. Ah, ok, no, mi è arrivata, è volata alta, ok, no, t'avevo già, stavo per chiudere l'intervista. Con tutto il bene a Gigi D'Alessio, però non è rock. Non è rock, tutto si può dire, ma che Gigi D'Alessio non è rock. Allora, il panino secondo te che fra i bikers va più forte? Beh, il Metallica. Sì, vuoi sarebbe... perché cipolla caramellata, salsa barbecue, quindi un sapore un po' più aggressivo, e poi anche il nome fa la differenza, cioè i Metallica sono sempre i Metallica. Va fatto gli Iron Maiden, va fatto... Insomma, un po'... ce n'hai da fare, di panini. Nel mondo del rock è infinito. Noi abbiamo anche dei locali a Torino ed effettivamente lì abbiamo dagli Iron Maiden ai Rammstein, agli AC/DC, cioè ce li avevo tutti. Allora ti verremo a trovare a Torino, assolutamente. Vi aspetto. Allora questa è una promessa, ragazzi, di Garage School TV, andremo a esplorare anche il mondo dello street food, rimanendo sempre con le radici americane e rock, perché con Ronnie rock al 100%. E ora direi di assaggiare qualche panino. Eh beh, direi di sì. Cioè. Poi vediamo come sono venuti. E ci tocca mangiarli alle 6. Che ore sono? Sì. Ecco, mangiamo alle 6 per voi, perché dopo è impossibile. No, dopo è impossibile. Rock and roll. No, hai già messo al lavoro Ronnie. Cioè, vabbè, bellissima sta manina, ragazzi. Ti vedo qua, cosa hai ordinato? Ovviamente Metallica. Metallica, che quindi... La rockstar indiscussa dei nostri hamburger. Carne di vitella piemontese, fontina d'Alpeggio, servita con pane artigianale, pomodoro, cipolla tropea, caramellata e salsa barbecue. Quindi rock and roll! No. Metal! È sempre così.
Metal. Eccoci dal Silvio, tutto fritto. Vieni qua Silvio, così almeno proviamo anche a parlare con te. Allora, dicevo, il pesce è rock ma è anche biker allora. Il pesce è veramente rock, è anche bike, è stupendo. Soprattutto quello fresco che viene da? San Benedetto del Tronto, non dimenticatelo, qualità. Posto meraviglioso, i nostri amici di Garage School TV lo conoscono. Però dici, il bikers che è venuto qua in questi giorni ad Alba Chop Show, cosa ti chiede? La maggiore parte. Guardate, qua abbiamo delle olive all'ascolana bellissime, sono squisitissime. Le sarde sono ottime. Poi il totano vola da solo. Infatti vedo la nostra Deb che sta facendo, che sta perlustrando, la vedo. Ti ho già vista. Me lo immaginavo, stavi guardando, c'è qualcosa che ti stuzzica. Tutto, faccio prima a dire tutto perché c'è la scelta dell'imbarazzo. Io farei a campione un qualcosa da dare alla nostra Deb, da assaggiare il cibo, il pesce per il bikers. Te lo fa assaggiare lui. La scolana è, mi dica, questa qua è ottima, è un pesce squisito. Com'è? Buono. Quindi ecco perché c'è sempre la fila qua giù. Intanto i bambini che passano. Metti, no, facciamo così, mettimela in un piattino, gliela mettiamo in un piattino, si fa. Se no ci fa con lo stecchino. Se no me la fai come Fantozzi, io non mangia. Allora facciamo così, spostati al tavolo e Vincenzo viene dietro di te, dopo torni e ci dici com'è. Allora, ora chiediamo ai nostri amici, gli ho detto un piattino, ora ci fa il piatto su. Piattino, cioè gli ho detto un assaggino. Queste sono le porzioni. La faccia dell'assaggino. È un ottimo piatto, è stupendo, parla da solo, parla con il cuore, è il pesce di tutto fritto, è magnifico. Allora, valla assaggiare lì a sedere, Vincenzo viene, io l'ultima cosa che voglio chiedere ai nostri amici, come ti sei trovato in questi tre giorni di musica, eventi, moto, ma soprattutto di amici, perché questo qui all'Alba siamo, io sono entrato e mi sono trovato in famiglia, come voi, perché voi siete una bellissima famiglia, vedo tuo figlio e la moglie, quindi siete una famiglia. Sì, hai detto bene, hai usato le parole giuste, questa è una grande famiglia. Però. Allora com'è questo pesce? Buono da morire, cioè, non è neanche un pezzettino. Ma è bello che la gente va a ristoranti di pesce, sul mare, eccetera. Noi siamo venuti all'Alba, siamo venuti a Alba Chopper Show e abbiamo mangiato da Dio. Esatto. Sia carne sia pesce. Vero, tutto buono. Io vado a prendere un piattino che me ne dai un po'.